Le autorità pubbliche chiamate alla ricerca di un giovane italiano di 28 anni, residente in Piemonte, ma che da qualche tempo viveva nel Vicentino per motivi di lavoro, mantengono per il momento il più stretto riservo sulla sua identità. Di lui non si hanno più notizie dallo scorso fine settimana, quando a segnalare la scomparsa è stato il datore di lavoro, preoccupato per l'inspiegabile assenza prolungata del giovane e per l'impossibilità di rintracciarlo al telefono. Come spiega un servizio della testata Corriere del Veneto, le ricerche del giovane sono partite da una località rimasta ignota, dalla provincia di Vicenza, per poi spostarsi dalle parti di Ponte di Brenta a Padova. Proprio in prossimità del corso del fiume, da quanto è trapelato tra lunedì e martedì, sono stati ritrovati l'auto con cui si muoveva, sia il telefono smartphone. Il dispositivo era ancora acceso, quindi attraverso le cellule telefoniche agganciate dal segnale, i carabinieri sono riusciti a restringere l'area di ricerca del 28enne fino a spostare il quadrante di ricerca nel padovano e rintracciare il veicolo nell'area ora battuta palmo a palmo. Il timore, vista la zona a ridosso del corso d'acqua in cui l'auto dello scomparso è stata parcheggiata, è che si possa essere consumato un dramma personale. Non è esclusa alcuna ipotesi. Il giovane piemontese potrebbe essere scivolato accidentalmente nel fiume, come essersi allontanato di propria volontà. Questa è la pista a cui si legano le speranze dei familiari, per quanto la mancata diffusione alla popolazione locale di un'immagine purtroppo non lasci intendere nulla di buono. Al lavoro da Ponte di Brenta a Bigonza, in generale nella periferia nord-est della città del Santo, e con il maltempo a complicare le operazioni, sono carabinieri, vigili del fuoco, anche il nucleo fluviale, un elicottero che ha sorvolato le sponde in più punti senza alcun esito. Sul posto potrebbero essere chiamati gli specialisti dell'unità subacquee per scandagliare il fondale.